Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi dei miei preferiti del mese di settembre. Questo mese sono riuscita a racimolare abbastanza cose di cui parlarvi, quindi tenetevi pronti ed eventualmente fate dei popcorn. Protagonista indiscusso di questo mese è stato il tè verde, in particolare questo al mango che avevo preso nel mio viaggio a Londra. È buonissimo e mi dispiace che stia finendo, mi sarà rimasto tipo per altre 3 o 4 volte. Comunque è buonissimo perché è leggermente dolce, ha questo gusto un pochettino esotico che io amo da impazzire. E parlando di tè, la mia tazza preferita, e sembra essere anche la vostra perché ho fatto tantissime foto su Instagram con questa tazza e in tantissimi avete chiesto dove l'ho comprata, dove si trova, eccetera eccetera, ma direi prima che sia il caso di mostrarvela, è questa tazzina. Sì, da così non si capisce niente, ma in pratica il piattino ha forma di zampa di gatto e anche la tazza ha all'interno un gatto che dorme disegnato. Io ne ho due in questo momento, questa è una delle due, e è veramente una cosa carinissima. L'ho presa su eBay cercando tipo Neko Pou Cup o Mug, comunque si trova facilmente, ce ne sono tantissime, vengono sì dalla Cina, però pur essendo in porcellana mi sono arrivate veramente intatte, intonse. Anche abbastanza velocemente, mi sembra nel giro di 2 o 3 settimane. Comunque una cosa veramente adorabilissima. Io sono abituata in realtà alle tazze più grandi, questa contiene 150 ml, quindi per me è un pochettino, in genere faccio sempre il bis di tè, però sono veramente molto carine da vedere, anche se avete un amico da invitare a casa a prendere il tè e a cui piacciono i gatti, sicuramente una cosa molto carina da avere, sia esteticamente che sì, esteticamente. Un altro prodotto che sto amando alla follia e che ho utilizzato per tutto settembre ininterrottamente è questa crema doccia della Lush, The Comforter. Io ero legata tantissimo a Yummy Mummy, sempre un crema doccia della Lush, solo che era in edizione limitata e quindi quando l'ho terminata ad agosto ero tipo, oh mio Dio, perché sei finito? Non riuscivo a trovare niente che mi convincesse abbastanza perché ho dei gusti veramente molto particolari e mi sono lasciata conquistare da The Comforter, uno per il colore molto simile a quello dei miei capelli e due per l'odore, perché sì, inizialmente ha un odore fortissimo di caramella alla fragola, di cicca, però una volta che vi lavate con questo prodotto, il profumo è veramente eccezionale, non sa assolutamente di caramella. Non so come sia possibile, ma tutte le volte che faccio la doccia e non metto il profumo, tutti mi fanno i complimenti per come profumo, per come odora la mia pelle dopo la doccia. Quindi effettivamente ha un odore buonissimo. Non so spiegarvi bene come, dove, perché è leggermente dolce ma non troppo ed è veramente buono. Oltre al fatto che a me idrata abbastanza. Ho la pelle particolarmente secca nelle gambe, quindi dopo la doccia devo comunque mettere la crema idratante o l'olio. Però è un crema doccia per cui basta una piccolissima quantità per lavarsi, profumarsi, ma anche idratarsi, ed è una cosa che adoro. Contate che io lo sto utilizzando da fine agosto, per tutto settembre ho utilizzato solo questa piccola quantità e no, non mi faccio la doccia una volta alla settimana, ma ne basta veramente pochissimo per pulirsi. Visto che non riuscirò mai a spiegarvi a parole l'effettiva fragranza di questo prodotto, vi leggo che cosa contiene. Praticamente è essenza di cipresso, ribes nero e bergamotto, che a me non piace particolarmente ma non si sente tanto. Se lo andate ad annusare in un negozio Lush, quello che sentirete è sicuramente un odore fortissimo di cicca, però vi assicuro che è buonissimo sotto la doccia e quando uscite poi avete la pelle di un profumo favoloso. Ha anche dei brillantini, però non permangono sulla pelle, quindi quando uscite non sembrate Edward Cullen, insomma. A proposito di fragranze, un altro must di questo settembre sono state le candele. Io in particolare adoro tantissimo le Yankee Candle e questo mese ho comprato una candela che non avevo mai visto né provato, di cui non sapevo neanche l'esistenza. E infatti era una di quelle edizioni, diciamo, non limitate, però che hanno fatto e che stanno togliendo adesso dal commercio, quindi era anche scontata. E si tratta di questa qua. È in un vasetto veramente carinissimo in porcellana, con questo tappo tipo rosa antico, veramente molto carino, e c'è scritto semplicemente numero 2. La fragranza è Coconut Beach, sa di
cocco leggermente dolce. La commessa mi ha spiegato che dovrebbe essere cocco e fiori, però non si sente così tanto la fragranza floreale, si sente molto di più il cocco, però appunto è leggermente dolce. Non so se sia ancora reperibile, perché quando l'ho presa, forse a fine agosto, primi di settembre, era appunto in sconto perché sta andando fuori produzione. Comunque mi piace tantissimo, non solo per l'odore così delicato che ha lasciato comunque in camera, ma anche per la confezione, perché io adoro riciclare le giare della Yankee Candle, e questa in particolare è molto carina, molto particolare, diversa, quindi stupenda. Per quanto riguarda invece le letture, questo mese ho due preferiti. Il primo di questi è Il suono del mondo a memoria di Giacomo Bevilacqua. Non solo questo fumetto mi è piaciuto tanto per storia e grafica, ma anche perché sono andata alla presentazione di questo fumetto a Bologna, quindi ho incontrato effettivamente Giacomo Bevilacqua ed è stato un evento veramente molto emozionante per me. Io ero tipo molto tesa, perché mi imbarazza comunque vedere parlare con persone che non conosco, e soprattutto quando le ammiro, le conosco, conosco il loro lavoro, è un'emozione veramente fortissima. Ed è stato veramente molto gentile e carino nei miei confronti, quindi sono stata veramente benissimo, una persona simpaticissima, e mi ha dedicato il fumetto. Questa qua è la dedica, non so quanto si possa vedere. Inoltre, come vi dicevo, questo fumetto mi è piaciuto veramente tantissimo. L'avevo richiesto a Wow perché sapevo che avrei poi partecipato alla presentazione a Bologna, perché ci tenevo particolarmente a vedere Giacomo Bevilacqua. E tra l'altro trovate una recensione qua sul canale di questo fumetto, quindi se vi interessa ve la lascio nelle schede qua sotto in descrizione. Non voglio dirvi tantissimo di questo fumetto, perché per me è stata una continua scoperta, e penso che sia il bello di questo fumetto, scoprire piano piano quello che succede. Il protagonista è molto particolare, perché è un protagonista in cui non è facile rivedersi, perché ha una missione particolare con se stesso, però l'ho trovato veramente un fumetto molto significativo e molto potente a livello comunicativo, nonostante non ci siano dialoghi. Un'altra lettura che mi ha colpito particolarmente è Il ritmatista di Brandon Sanderson. Finalmente sono tornata a leggere qualcosa di quest'autore fantasy, che è uno dei miei preferiti in assoluto, ed ero molto curiosa di leggere un libro fantasy suo che non fosse high fantasy, ma qualcosa di più per ragazzi, diciamola così. E sono rimasta molto colpita, perché nonostante utilizzi un linguaggio molto più semplice e anche i temi vengano affrontati in maniera più semplificata rispetto magari alla saga di Mistborn, l'ho trovato un libro molto complesso dal punto di vista fantasy. Il nuovo sistema magico che viene introdotto in questo libro è pazzesco e mi ha colpita veramente tantissimo. È il primo libro di una serie, non so se è una trilogia o meno, e anche di questo trovate la recensione qua sul canale se siete curiosi. Io personalmente ve lo consiglio tantissimo, perché spesso mi scrivete che vorreste leggere qualcosa di Brandon Sanderson ma non trovate il formato cartaceo, non vi piace leggere magari in digitale. Questo c'è, è uscito da poco tra virgolette, è uscito a giugno, quindi lo trovate assolutamente in cartaceo. E anche se penso che Mistborn rimanga lì in luoghi insuperabili, inarrivabili, penso che sia un validissimo fantasy. Con l'arrivo della stagione autunnale ho ripreso a mettere dei rossetti un pochettino più forti, e in particolare ho scoperto i rossetti matte della Wycon, che non avevo mai provato, non so per quale motivo, forse perché non c'era effettivamente un negozio Wycon vicino a casa mia, mentre ho scoperto essercene uno qua vicino a Riccione, quindi mi sono fiondata e ho voluto provare dei rossetti. I due che ho portato di più questo mese in assoluto sono questi due colori, che sembrano assomigliarsi un po' in effetti. Uno è leggermente più rosato, quindi un po' più da tutti i giorni, mentre l'altro è un color marsala, quindi un rosso mattone, ma non è scurissimo, me lo aspettavo molto più scuro. In realtà anche questo durante il giorno si porta benissimo. I colori, quello rosa è il 601, e in negozio mi sembra che ci fosse scritto rosa autunno o qualcosa del genere, e l'altro invece, il color marsala appunto, è 626, nel caso foste curiosi di provarli, di vederli insomma. Io sono rimasta piacevolmente sorpresa da questi rossetti, perché non si fa fatica a stenderli come invece mi capita con alcuni rossetti matte della MAC, e
durano abbastanza, quindi sono molto soddisfatta. Per quanto riguarda film e serie TV, questo mese non mi pare ci sia nulla di particolare di cui parlarvi, perché sto seguendo la seconda serie di Wayward Pines che non mi sta piacendo e non ricordo di aver visto nessun film particolarmente bello che mi abbia colpita in un qualche modo, insomma. L'unico che forse mi è piaciuto è La colpa è nelle stelle. Non mi ricordo neanche come si chiama. È praticamente un film tratto da un libro di Nicholas Sparks, che tra l'altro volevo tantissimo leggere, però non ho avuto tempo, poi me ne sono dimenticata. Ho visto che era disponibile su Sky, me lo sono guardato e sì, mi è piaciuto abbastanza, ora che ci penso. Ho anche pianto tantissimo perché sì, sono molto sensibile e emotiva, ecco, non mi veniva la parola. È un film abbastanza emotivo, sì, al tipico stampo secondo me di Nicholas Sparks, ormai ci sono poche cose sue che riescono a stupirmi veramente. È un film piacevole, ma nulla di che, insomma. Mentre mi è piaciuta tantissimo una serie anime che ho scoperto veramente per caso, che ha un nome impronunciabile, quindi ve lo dirò in italiano, e si chiama Questo club d'arte ha un problema. Bellissimo, non mi ero così tanto emozionata e non ero così tanto entusiasta per un anime veramente da tantissimo tempo. Sono, mi sembra, solo 11-12 episodi ed è un peccato perché vorrei subito il seguito. È una serie anime bellissima, che parla appunto di due ragazzi che fanno parte di un club d'arte. Lei è fissata con le mele, disegna sempre sempre le mele perché i più grandi impressionisti e pittori disegnavano nature morte, quindi lei è fissata con le mele, mentre lui disegna soltanto ragazze, tipo anime, manga style, ed è fissato con le ragazze bidimensionali. Da quelle tridimensionali non è per niente attratto, non gli interessa niente di nessuna, e sono due personaggi veramente simpaticissimi. Questo anime mi è piaciuto tanto perché mi ha fatto ridere tantissimo, l'ho trovato molto buffo, molto carino, da una parte anche un po' tenero, perché questa ragazza è attratta da un ragazzo a cui interessano soltanto ragazze bidimensionali, quindi solo disegni, ed è una cosa molto particolare. Nonostante sia un anime ambientato a scuola e quindi ci siano alcuni cliché, diciamo, degli anime scolastici, l'ho trovato comunque abbastanza particolare, e soprattutto il finale di questa stagione per niente banale o scontato, e anzi sono felice che sia rimasto coerente con quella che è la storia e i personaggi soprattutto, però vorrei tantissimo che ci fosse una seconda stagione. Non so poi se si riesce a vedere dalla videocamera, ma ho dei cuscini veramente bellissimi che ho preso da Dalani un po' di tempo fa, quando c'era questa offerta con tutte le lenzuola, copripiumini, cuscini a tema Giappone, e niente, ho dovuto cedere e prendere questi bellissimi cuscini e il copripiumino, che ha lo stesso disegno però ovviamente molto più grande perché il mio letto è da una piazza e mezza. E niente, cosa devo dire, cioè, sono belli, sono i miei preferiti perché sono belli, punto. Diciamo che è stato un po' l'acquisto folle di questo mese, però mi serviva effettivamente un copripiumino, visto che ho questo letto grande da relativamente poco tempo, quindi non ho tantissime lenzuola, copripiumini, e ho deciso quindi di investire in qualcosa di bellissimo che mi porterò dietro nella tomba, perché è veramente stupendo, a me piace tantissimo. Sono poi entrata in fissa con gli orecchini a cerchio, piccolini, adesso ovviamente non si vedrà niente da lì, magari vi metterò un'immagine. In particolare ho trovato questo tris di orecchini a cerchio da Accessorize. Sono simili e diversi e mi piacciono proprio per questo, perché sono piccoli, si notano ma non si notano, quindi per tutti i giorni. Sono comodissimi, due di questi hanno un'apertura-chiusura che non avevo mai visto, quindi all'inizio ero un po' perplessa, tipo ma come si mettono questi qua? Poi facendo diverse prove sono riuscita a infilarli e sono comodissimi, perché quando vado tipo a dormire o mi appoggio non mi fanno male, perché non hanno spuntoni dietro che ti vanno a bucare la pelle, non so se a voi capita. Io di solito prima di andare a dormire tolgo sempre gli orecchini perché mi fanno veramente male alle orecchie, mi pungono, mentre questi qua a cerchio sono talmente sottili e appunto hanno questa chiusura particolare che non danno assolutamente fastidio, quindi è una cosa che mi piace tantissimo, perché la mattina magari sono di corsa, ho già gli orecchini e sembro
sembro già più curata, insomma, soprattutto quando vado al lavoro e magari non mi trucco o sono abbastanza nature, così. E questi erano quindi i miei preferiti del mese di settembre. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono stati i vostri preferiti e che cosa ne pensate di questi oggetti, barra, libri, fumetti, tè, eccetera, eccetera. Ah, se avete dei buoni... Dei tè buoni così sfusi da consigliarmi, mi raccomando, non esitate, perché visto che sto finendo quello al tè verde ne devo assolutamente trovare un altro, non necessariamente uguale, però qualcosa di simile mi piacerebbe tanto. Sciocchezza a parte, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link alle varie recensioni che ho fatto sulle cose che ho citato, tutti i social dove potermi trovare, il gruppo di Facebook se siete interessati a scegliere il nuovo libro da recensire qua sul canale, insomma trovate un po' di tutto, vedete voi. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!